Escalation di rapine nella città di Angri si corre ai ripari questa mattina faccia a faccia tra il sindaco Pasquale Mauri e i vertici dell'arma. In particolare il primo cittadino avrebbe incontrato il comandante del reparto territoriale di Nosferi Inferiori Maggiore Calandro e il comandante della stazione di Angri Alessandro Buscema, con lui anche il maggiore Anna Galasso, comandante dei vigili urbani. Porre un freno alla recrudescenza della microcriminalità sul territorio, questo è l'obiettivo del summit. Negli ultimi giorni diversi colpi messi a segno nella città doriana tra via Ponte Aiello, via Maddalena Caputo e via Padre 5. I carabinieri sarebbero già sulle tracce degli autori dei colpi. Intanto è stata studiata una prima strategia per far fronte a questo fenomeno dilagante, previsti pattugliamenti a piedi e maggiori controlli delle forze dell'ordine sul territorio. Mi sono attivato qualche giorno fa, non appena sono venuto a conoscenza di questi brutti episodi che stanno coinvolgendo il mio territorio. Ho parlato a lungo con il comandante della stazione dei carabinieri di Angri, ho parlato a lungo con il maggiore della compagnia di Nocera, con i quali abbiamo già stabilito una linea da tenere per rassicurare i cittadini angresi. Uno su tutti, sin da subito abbiamo attivato un pattugliamento a piedi da parte dei carabinieri e dei vigili comunali di Angri. Mi hanno anche rassicurato che già hanno effettuato dei fermi e hanno già individuato delle persone che hanno praticato queste rapine. Qualcuno è anche minore, di qualche località a noi vicine, quindi già i risultati si sono avuti. E quindi le forze dell'ordine già autonomamente stavano portando avanti un'azione, e dopo il mio incontro abbiamo intensificato questa azione programmando queste attività. Ci saranno quindi questi controlli interforze, sì, un coordinamento maggiore tra le due forze dell'ordine. Abbiamo anche concordato che ci sarà una sinergia ancora più forte rispetto al passato, che vede impegnato congiuntamente i carabinieri e i vigili, perché vogliamo ridare quella serenità indispensabile a tutti i cittadini inglesi per vivere serenamente anche momenti della giornata che per alcuni aspetti sono stati drammatici per alcuni cittadini. Quindi posso assicurare tutti i cittadini inglesi che è già in atto una serie di azioni che tende a prevenire e a reprimere queste azioni. Gli autori già sono stati individuati e quindi già i carabinieri hanno svolto al massimo, e colgo questa occasione per ringraziarli e invitarli a fare sempre di più, perché la comunità lo vuole, lo desidera, perché la messa in sicurezza del territorio è indispensabile per poter far vivere in serenità i tanti cittadini inglesi, in modo particolare le persone più deboli, donne, bambini e anziani.